Secondo te giocherà ancora in Italia? Sì, a Toto Calcio. Vieni mi sotto, gol, gol! Ci devi tanto. A me dell'Inter piace solo Collovati. C'ha quei bei riccioli alla Botticelli. Perché non ce lo compriamo? Oggi per tutti coloro che ci ascoltano, un'altra graditissima sorpresa. Sono qua a Riccione a prendere il sole. Un'anticipazione, con quale squadra giocherà il prossimo anno? Sicuramente con una maglia strisce. Corri! Gisi! Andrea! Vecchio musone! Cosa fai tu? Sei pieno di donne, ma guarda qua che... Le è scoppiato il costume! Ed eccoci così giunti all'inizio di questo nostro campionato di calcio. Qui a Verona sono di fronte la squadra di Bagnoli, campione d'Italia, e la neopromossa Marchigiana. Verona-Marchigiana 4-0. Credo che i primi necessari insegnamenti debba trarli proprio l'allenatore, il signor Polizzi. Io lo devo proprio dire, perché loro sono sempre stati forti proprio nel contrappunto. Noi, non lo so, ci attardavamo a un certo senso di fraseggio, di solfeggio, di arpeggio. Arpeggio, l'hai azzeccata, con l'hai azzeccata. È quello che dico pure io. Arpeggio, avete giocato arpeggio, e così se muore, guarda. C'è giunta ora una notizia. Coligno è stato esonerato e il suo posto verrà preso dall'argentino Juan Carlos Fulgenzio, un sergente di ferro. Da questo momento è proibito bere, da questo momento è proibito andare fuori la noce. Nostra regola è sta todas per la Marchigiana. Se va in campo il domingo para matar l'avversario, nostra regola è sta vittoria o muerte. Territorio ti vado a giocare con los handicapados. Manovra di alleggerimento, rompere las bolas. Rompere las bolas. Non la faccio vedere io la manovra di alleggerimento. Io tengo in mano la formula per un ottimo campionato. Ecco, quale sarebbe questa formula? Il ritiro. Tiro della squadra dal campionato. Mi raccomando, voi è come rubare in chiesa. Come rubare in chiesa? Tu che sei chierico ti sarai torto che ho il parroco cretino. Gabriele D'Annunzio, la figlia di Orio. E vi distendete. Beh, hanno fatto un libro per la figlia di Orio. Cosa c'è, scusa? Beh, la figlia di Paolo Rossi, allora gli devo fare una biblioteca. Forza, Andrea, forza! Si tombò. Punto deciso verso la porta avversaria, sopra il centrocampo, scarto uno dopo l'altro da avversari. Sembra inarrestabile, entra in area di rigore, tiro! Quindi vi salutiamo, venite a vedere mezzo destro e mezzo sinistro.